come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Questa settimana studieremo qualcosa che per alcuni è una follia. Ma scrive l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 1:24, per i credenti è potenza di Dio e sapienza di Dio. Due visioni del mondo diverse. La seconda si presenta come potente e saggia. Ricordate, abbiamo parlato del piano con cui Dio ci salva dal male. È spiegato nelle scritture, ma per la nostra mente non è semplice capirne la profondità e la complessità. Lo stiamo approfondendo nello studio di tutto questo trimestre. Quello che sappiamo leggendo i testi biblici è che il peccato, come Dio aveva avvertito l'umanità, avrebbe portato con sé la morte. Il salario del peccato è la morte, dice l'Apostolo Paolo. Ma, aggiunge, Dio ci ha fatto un dono. Il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Quel dono che ci ha dato una speranza futura, ma che vivifica anche il nostro presente ancora travagliato, al suo centro nella croce. La croce è il momento in cui Gesù ha preso il nostro posto. La croce con cui Gesù ha realizzato qualcosa di talmente significativo e ineffabile che è persino difficile esprimerlo con un linguaggio umano. Nel suo libro, il profeta Isaia ha composto 5 canti, 5 poesie che cercano di descrivere quest'opera straordinaria di salvezza che ha il suo culmine nella croce. La croce, quel momento decisivo a cui dobbiamo la vita e che ci fa capire tante cose. Soprattutto ci mostra il vero carattere di Dio. Questo Dio che ci ama, vuole stare con noi, si offre per noi, ci difende, ci salva a costo di tutto. Non sempre la Chiesa è stata capace di mettere in luce questo amore. Ci fa rendere conto del fatto che Dio è buono, giusto, degno di fiducia, veritiero. E sorge in noi il desiderio di seguirlo, perché capiamo e percepiamo che la sua volontà, che chiamiamo anche la sua legge, è la cosa migliore in assoluto per noi, per il mondo. La croce smaschera la presenza di forze del male che vorrebbero dirottare la nostra vita. Ci mostra in modo inequivocabile quanto il peccato e l'azione del male siano ripugnanti e distruttivi. È alla luce della croce che possiamo capire meglio ogni insegnamento biblico. Se una dottrina biblica non è basata sulla croce nel piano della salvezza, sicuramente ci darà un'idea molto insufficiente, persino deviante, sul carattere di Dio e su chi siamo noi. E non ci sentiremo spinti verso Dio. Il piano della salvezza, l'opera di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo nel realizzarlo, con il suo culmine nella croce, è talmente potente che il suo effetto deborda su tutto il cielo. No, non è pazzia. Il modo in cui Cristo ha vissuto, è morto ed è risorto ci dà la speranza certa della vita eterna e attendiamo il giorno in cui Cristo ritornerà e vivremo con Dio per sempre. Se vuoi saperne di più su questo tema, guarda il video di approfondimento su hopemedia.it. E ti ricordiamo che oltre al lezionario cartaceo puoi usare l'app gratuita Scuola del Sabato sul tuo cellulare.